Allora ragazzi, sarà molto semplice questa intro. Sono le 18:24 di giovedì 28 giugno. Giovedì è il giorno in cui è uscito il sesto episodio della carriera allenatore. Sono passate circa 5 ore da quando l'ho caricato e questo è il risultato del sondaggio che vi ho proposto nella intro. Tutto dalla parte mia. Ma questo episodio, ragazzuoli miei, fermi un attimo prima di scrivere qualsiasi cosa nei commenti, potrebbe cambiare tutto. Perché se in questo episodio Favilli, che sta un pochino deludendo anche se qualche gol lo sta facendo, mi dovesse fare in una partita 4 gol, ossia un poker, allora comprerò la maglia con il nome di Favilli, numero 10. Hashtag no poker, no party. Non ci dovessi riuscire, a quel punto l'avrete vinta voi. Ci riuscirà a difficoltà leggenda? Lasciate un like per scoprirlo. Altri 2 video della carriera allenatore per arrivare più in fretta possibile alla Serie C. Obiettivo prefissato entro la fine del mondiale. Bella. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi fatela adesso. Eccoci qui ragazzuoli, la partita di ritorno, il replay, Notts County, Kyrie Alexandra. E adesso dopo aver pareggiato 2 volte con questa squadra cerchiamo di sbloccare la situazione e avanziamo al turno successivo. Perché è bastato un replay, ma non ce ne devono essere altri. Qui dobbiamo chiuderla la partita, dobbiamo avanzare noi. Abbiamo sponda centrale, Dozel schiaccia il tiro, però subito andiamo a concludere verso la porta dopo 2 minuti e 40. Grant vede centralmente l'inserimento di Alessandra che spara alle stelle. Ma ultimamente se li stiamo mangiando, questi gol. Mamma mia, un contrasto al limite in area di rigore avversaria. Dentro per Grant. Si prende tutta la fascia. Sterza e rientra. Grant se la porta sul man... Questa squadra la odio. Dall'altra parte il terzino dovrebbe spingere di più all'azione. Ed è in questo momento Jones che si butta dentro l'area. Lo scarico per Alessandra. Ancora sul pallone tolto all'ultimo momento. Ameobi dentro. Posizione regolare. Sempre comunque numero 7 presente nei marcatori di questa partita. Li mette dentro tutti lui i palloni. Incredibile. Infermabile Alessandra. Non è possibile. Ameobi. Mamma mia, ma fa tutto lui. Bella bella la grafica dell'FA Cup. Favilli è andato a segno soltanto una volta in queste ultime partite. Dai, anche tu, torna al gol. Non mi basta più Alessandra. La tiene Alessandra, la smista lateralmente. Dozel! Ecco la possibilità. Green, dentro! La palla resta lì, rimpallo! Gol! Zitti! Adesso chi va al replay? Chi va al replay? Chi ci va al replay? Sarà un problema con Oriol Busquets poi riuscire a sistemare questi giocatori qua, perché Oriol è sicuramente un grande centrocampista. L'unico problema di Dozel è che l'abbiamo preso in prestito. Niente gol per Favilli. Ci basta Alessandra ormai. 64esimi di finale raggiunti in FA Cup e sono curioso di scoprire insieme a voi l'avversario. Ti prego. Exeter ci va di lusso. E in Cheka Trade Trophy il Bury. Mentre di qua con l'Everton, chissà, magari si concluderà la nostra prima coppa. Molto probabile. I quarti di finale, comunque un bellissimo traguardo. Siamo a più 10 dalla seconda e dalla terza posizione. In caso di vittoria in questa partita qua, secondo me il campionato è quasi finito. Signori, finalmente una bella notizia. Una bella notizia perché dall'ufficio vediamo il profitto che ci vede in positivo e non in negativo. 46.000, pochissima roba. I guadagni che sono più alti delle spese. E in questo momento possiamo sorridere con i biglietti che abbiamo fatto nella partita contro il Crew Alexandra. 19.000 spettatori, cifre record. Premio in denaro, ovviamente, quando avanziamo sempre di turno in FA Cup. Al momento abbiamo anche queste soddisfazioni qua. Però più andiamo avanti, più ovviamente queste cose verranno a mancare. Manutenzione dello stadio, gli stipendi dei giocatori che sono veramente alti. In quanto abbiamo troppi giocatori, dovremo sicuramente sfoltire la rosa perché questa cifra è inammissibile per un club come il Notts County. Le magliette poi non danno tutte queste grandi entrate. Ci sono quelle di Favilli, Green e Grant. Gli ultimi due sapete che sono giocatori in prestito che se ne andranno. Questa partita la simuliamo e la vinciamo 2-0. Ci ho visto lungo. Non ci credo. No.
No, vabbè, ma siete veramente dei bastardi. Mi fate cagare sotto per un giorno. Allora, perché voglio giocare questa partita contro lo Yeovil Town? Perché ho visto la classifica, mi sembra un club davvero, davvero scarso. E questa volta voglio sfidarlo proprio perché sta in penultima posizione con 27 gol subiti. Voglio sfidarlo solo perché non è in ottima condizione. Vai così, Cifuentes, Roberts e Valentin. 61 di Cifuentes mi piace, sta salendo alla svelta. Siamo in trasferta, ma qui vi lancio una sfida. Comprerò la maglia di Favilli, anche se dovesse aver vinto il sondaggio Airway, solo se in questa partita si farà un poker. Difficoltà è leggenda, quindi comunque resta difficilissimo. Però scommetto, maglia di Favilli solo se in questa partita ne butto dentro 4 con lui. Troppi, tanti, ci proviamo. Con la maglia blu, sperando ci possa portare fortuna. Visto che ultimamente ha fatto schifo, lancio una sfida impossibile ovviamente, ma ci proviamo. Serve l'impossibile per cambiare il destino della maglia del Notts County. Vediamo cosa succederà. 2 gol nel primo, 2 gol nel secondo tempo. Impossibile? Sicuramente non facile. Anche se la squadra si chiama Yeovil Town e contro il Sunderland per poco non facciamo una tripletta. Dovrà segnare a ogni tiro. Dovrà segnare a ogni tiro. Partiamo benissimo. Non dico niente. 2 minuti e 30. Primo gol. Dobbiamo farne altri 3. La difficoltà è leggenda, quindi io so che anche se ho fatto questo gol dovremo faticare tanto. Però queste challenge, se le volete vedere altre volte, votate il sondaggio sì o no. Perché secondo me se stimoliamo questo ragazzo può diventare, non lo so, può diventare forte quanto un certo Harry Kane, che in Inghilterra ha fatto il fenomeno partendo dalle basse divisioni. Ancora è presto, ancora è presto. Adesso la sfiga si prenderà parte di me. Favilli, Favilli! Sì, sì! Favilli, 2 gol in 10 minuti. Vai, vai, vai Favilli. Vai, vai, vai. Si è scatenato. Si sta lasciando andare. 2 gol nei primi 11 minuti. Ne deve fare 4. Ne deve fare 4. Io non mi voglio fidare ragazzi. So che adesso succederanno le peggio cose. So che adesso succederanno le peggio cose. Come rendere una partita innocua un macello di emozioni. Airway Edition. Alessandra, devi darla a Favilli. La piazza con il destro, no! E ora comincerà a pararle tutte. Stavamo per fare tripletta in un quarto d'ora, non dico niente. Ogni volta che scelgo di fare delle sfide con questo giocatore qua si infiamma. Fa tutto lei, fa tutto lui, si prende un bel fallo. Occhio qui alle punizioni spizzate di Andrea. Occhio agli schemi. Si prende anche un cartellino giallo qua. Un rosso aiuterebbe non poco. Dov'è Andrea? Lo vedo il 32 in mezzo all'area, marcato. Proviamo a dargliela. Gli arriva Favilli. Si gira Favilli, yeah! 3 gol in 30 minuti. Giuro che se ne faccio 6 prendo la maglia Favilli col 69 dietro. Calma, ora calmiamoci un attimo, che basta solo un gol e abbiamo tutto al secondo tempo. Grant allarga il gioco. Male però. Non ci rilassiamo ragazzi, non ci rilassiamo. Alessandra, 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 Alessandra. No, peccato, in un tempo 4 gol veniva giù, tutto veniva giù. Gli davo pure la 10, gli davo. Manca poco, ragazzi, ma non abbiamo ancora fatto niente. Lasciamo tutto così, non voglio cambiare niente, solo lo facciamo entrare tra qualche minuto, al 60esimo, dovesse complicarsi la situazione. Aia Favilli che sta cominciando a sbagliare un pochino troppo. Tempo passa. Fanno melina sul 3-0, ma io vi odio. Mi sto facendo prendere dall'ansia, ma ci credo. Ho fatto tutto bene. No raga, per favore, la buttate fuori sta palla. La palla non esce, non può entrare Asoro. Favilli, impiazzati bene in mezzo all'area. Vabbè, ma non gli arriva, non gli sta arrivando più un pallone. Siamo al 73esimo, com'è possibile? Porca miseria, devo far espellere un giocatore per buttare fuori il pallone che non esce più. Vabbè, dai, ma che mi tocca fa? Io non ho parole, dai, vaffanculo. Entra Asoro, ma è troppo tardi, raga. Oddio Alessandra, Favilli, 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 non ce la fa. Deve chiedere aiuto alla squadra, ma non può concludere. Alessandra vede al limite d'area. Non è Favilli quello. Mettila al centro. Asoro di testa, cosa fai? No, che occasione buttata. Fallo sul portiere di Keita che lo butta giù. 82 minuti, no. No, questi errori non me li fai mai. Alessandra, no, ti prego, no. Mi sta crollando la squadra. Ma no, ho sbagliato. No, vabbè, dai, volevo cambiarla al terzino. No, non ce la faccio, non ce la faccio. È finita, raga, è finita. Dai, no, vabbè, vabbè. Niente, maglia di Airway, maglia di Airway. Ciao.
Ok ragazzi, siamo subito in campo di ritorno dalla partita contro lo Yeovil Town, la partita del delirio. Una partita da non sottovalutare perché comunque è sì semplice sulla carta, però non la voglio simulare perché siamo in questo momento a più 8 dalla seconda e quindi se vinciamo andiamo a più 11. Non voglio prendermi rischi dalla simulazione, voglio chiuderlo più in fretta possibile questo campionato. E comunque per favilli voglio proporvi una cosa molto interessante. Ok che ci sarà sempre la regola del poker, cioè che deve fare 4 gol in una partita, però visto che in questa partita non lo faccio giocare, ne rimangono soltanto altre due. La prossima sarà il quarto di finale in Carabao Cup contro l'Everton. Quindi ragazzuoli miei, a leggenda, io dico che se Favilli dovesse riuscire non a fare un poker, ma a fare 6 gol in due partite, cioè 3 nella partita con l'Everton e 3 nella partita dei 64esimi di finale di FA Cup, a quel punto la maglia se la merita. E mi potete anche capire, eh? Però qua c'è una partita in corso, chiudiamola. Va bene che giocando le riserve, quando giochi contro l'Everton, tu devi far riposare la squadra, devi arrivarci al meglio. Giocano soltanto Green e pochi altri titolari. Anche se vorrei toglierlo, dovessi sbloccare la partita, punizione dal limite qui. Però tante le punizioni su sto FIFA, niente. Infatti. Gioca addirittura in porta il terzo portiere Fitzsimon. Perché comunque, attenzione alle offerte che potrebbero arrivare in questo mese per Collin, giocatore in scadenza di contratto. Tanto Asoro però al limite dell'area. Asoro incrocia male, male, male. Già quando è al limite dell'area non prende mai la porta. Se però solo un tiro in porta, dai, sveglia! Alessandra, sempre lui. Sempre lui a prendere il club e caricarselo sulle spalle. Noble! Tu con me la prossima stagione non la fai mai. Ameobi? Vabbè, ma non aggancia un pallone neanche con la gru. Il livello della squadra è bassissimo. 77, siamo ancora 0-0, ma pochissime emozioni. Dai però, Ameobi. Vabbè, ciao Ameobi. Mi fai proprio schifo. Dai, oddio. Gliel'ho tirata come il rojo dell'Argentina. Ora mi segna. No, non fa un cazzo. Asoro, Ameobi. Si gira, Ameobi. Passa! Gol di Ameobi! Il gigante nero! Simi! La butta dentro così! Perché gliel'ho tirata? Giustamente mi tira un mancino scordinato nel 7 pieno. Sciola! Sciola col Chester, sciola! Pussa via, dall'altra parte. 1-0. 3 punti. Thompson con la mitraglia. Ameobi! C'è la possibilità per Green! Spacca la porta e mette il lucchetto nella partita. 2-0. 0 tiri in porta. Che squadraccia. Proprio in FL giù certe volte andrebbe simulato tutto quanto il campionato. Però sono bravo. Simulazione degli allenamenti per prepararci a quello che è un incontro epico, un incontro leggendario, un incontro di Clash Royale. No, sto scherzando, ovviamente. Ci mancherebbe altro, nessuno passa di overall. Male, male perché dovevamo salire. Quarti di finale, Carabao Cup. Io so già quali sono le altre partite. Forse, forse c'è andata abbastanza bene, perché in questo momento abbiamo le strafavorite Chelsea, Leicester, Manchester e Everton. E delle quattro, forse l'Everton con il Leicester se la può giocare. Motiviamo il No Scout, ci mancherebbe altro. Ma qui più che motivare servirebbe comprare l'arbitro. Ragazzi, questo è l'11 di partenza. Roberts e Green partono dalla panchina perché sono un pochino stanchi. E niente, per il resto poi sono i migliori. Sono i migliori e noi dobbiamo semplicemente incrociare le dita e sperare in un grande, grande, grande turnover dell'Everton, che se non sbaglio ha anche l'Europa League. Quindi dai, regalaci almeno mezzo tempo. Ovviamente penso alla scommessa con Favilli, ma in modo abbastanza ironico, ecco. Mentre provo quest'ultima azione, controllo, pallonetto morbido e gol. Inutile descrivervi cosa sto provando in questo momento. Il mio club è arrivato nella prima stagione, al 7° episodio, a confrontarsi con una realtà, che è quella dell'Everton. Non ci sarà nessun replay, non è l'FA Cup, quindi qui in caso di pareggio supplementari e poi calci di rigore. Godiamoci questo pre-partita. L'abbiamo preparata bene, l'abbiamo preparata con una partita di campionato molto tranquilla. Questa è la nostra formazione, ma io aspetto di vedere la loro. Io non la conosco molto l'Everton come squadra, però qualche titolare lo vedo in mezzo al campo. C'è in ballo una semifinale. Vabbè, non dico altro, andiamo. Contro il Cardiff si è preso gol al primo tiro. Qua
Bene o male, Favilli tocca il pallone e lo recupera. E fa partire un mezzo contropiede, ma perdiamo subito il pallone. Stiamo calmi, raga, stiamo calmi. Io l'atteggiamento difensivo non lo so tenere. Non riesco a fare il catenaccio e le ripartenze. Quindi me la gioco tranquillamente. Calvert-Lewin. Vabbè. Mal di testa. 10 minuti così, senza prendere gol. Bene. Bennett fa passare il pallone per Paul Valentin. Sicuramente è molto veloce. Manca la punta. Favilli è rimasto dietro. Arriva rimbalzo. Non ci credo. Raga, 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 raga. No. Raga, raga, raga. Continuo così fino al 90esimo. Raga. Dozel. Inserimento. 1-0. Sì, non me ne frega se hanno assegnato Favilli. Chi se ne frega. Aia, esce Plogman. Bravo, Bolasi simula. E va bene così. Silenzio. Primo tiro, primo gol. Paul Valen. Oh no, errore. Qui no. No, 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 non così. Mamma mia, Bolasi, grazie. Ti voglio tanto bene. Dal Trinity ha detto vago con affetto. Keita. C'è campo. Bennett. Ta. Favi. No. No. Notts County c'è, è vivo in questa partita, è sopra. Ha avuto quella possibilità per andare a millimetri dal 2-0. Bravi ragazzi, solidi, compatti, uniti. Ce la possiamo fare. Dai che ce la possiamo fare, dai che possiamo andare in semifinale anche di questa coppa. Ormai ci siamo ragazzi, ormai ci siamo. Qui un giallo però me lo puoi dare, eh. Qui intervento in ritardo. So che sono nervosetti perché gli rode in questo momento essere sotto con una squadra di Serie D. Però il giallo glielo dai. 50esimo. No, errore, Bolasi. Vabbè. Vabbè. Se noi facciamo questi errori così, Favilli. No. Stiamo un pochino tremando, eh. Troppi errori volontari. Guarda, anche qua, dai, Loyola, più attento. Rischiando la scivolata, ruba il pallone Loyola. Favilli, Alessandra. Alessandra, ancora il pallone resta lì. Ci ha provato subito. Favilli la sponda. Loyola, Favilli, Alessandra la sfiora. No, è un dominio. È un no, raga, cambio. Subito green. Subito green per Bennett. Dio mio, li distruggiamo nei contropiedi. Metto anche Walker. Può dare una mano alla Mario Mandzukic. Andiamo indietro. Andiamo dal portiere. Vaffanculo a tutti. Ciao. Anche se stavamo attaccando noi. Ceccaroni alla Barzagli. Loyola. No. No. No, raga, vi prego. No. No. Plogman! Ci salva un 2000! Con più esperienza, magari, per le palle alte. C'è campo! No! Buttato tutto via, Favilli. Mi poteva segnare. Chi se ne frega se ormai non potrà fare una tripletta. Però c'è il pallone, Favilli. Sponda, Alessandra. Rientra sul destro. Non ci credo. Non ci credo. No, è passato. È passato. Holgate. Fuori. Godo. Bolasi, skill. Passa. Attenzione. Bolasi. Bolasi al limite dell'area. Non passa. Bolasi non passa. Semifinale di Carabao Cup. Semifinale di Carabao Cup. Semifinale. Semifinale. Everton a casa adesso. Forse una tra Chelsea, Manchester e Leicester. Cosa? La squadra che stavate per vedere nel calendario è quella che affronteremo nel prossimo episodio nella semifinale di Cheka Trade Trophy. È il Bury, è una squadra di FL League One che quest'anno è arrivata ultima, quindi ci è andata di lusso. Mentre nell'FA Cup siamo contro l'Exeter. Qui ragazzi c'è un bug del sistema, perché io se vado nella panoramica obiettivi e vado in successo in patria, mi dice che abbiamo già raggiunto l'obiettivo di arrivare nei 16esimi di finale. Non mi torna perché, ok che ci sono i quarti, però andando indietro, il turno 5 sono gli ottavi e hanno il replay, poi dagli ottavi in poi non esiste il replay se finisce pareggio, che ha supplementare e calci di rigore. Quindi turno 5 sono gli ottavi, turno 4 i sedicesimi, quindi questi sono i sedicesimi, ma il turno 3 sono i 32esimi e il turno 2 sono i 64esimi che dobbiamo ancora giocare. Siamo lì, Notts County. Dall'ufficio c'è un infortunio in allenamento. Porca puttana. Un mese e mezzo fuori Alessandra. Vabbè. Ok, raga, ho appena scoperto chi avremo in semifinale di Carabao Cup. Andate e ritorno, quindi andremo anche in casa loro.
Amen. Quindi all'andata forse potrebbe non esserci, al massimo dalla panchina, ma al ritorno ci sarà. Siccome siamo nel mese di dicembre, voglio sapere se ci sono stati degli aumenti di overall. Mi interesserebbe saperlo. Allora, Plugman 67. Mi sembrava un 66, quindi è aumentato di 9. In quanti mesi? 3, 4, incredibile. Potrebbe salire Thompson un pochino di più. Nolan è calato perché è vecchiotto. Questo ha 35 anni. Perdiamo Alessandra ed è una bella perdita questa. Una perdita importante, una perdita che si sentirà sul campo. E adesso fare un poker con Favilli, secondo me, resta un'impresa fuori dalla nostra portata. Ma vabbè. Tocca spostare Dozel in fase offensiva. Ragazzi, lui è il CC, ma può fare anche il COC. E poi ripensandoci, ho voluto fare quella sfida mettendo 4 minuti di tempo. Cioè, un suicida. L'ultimo turno, dove in questa coppa si possono prendere le squadre di FL League 1 ed FL League 2. Poi, andando avanti, saranno solo partite difficili. Deve essere un turno alla nostra portata, che lo vogliamo cominciare bene. No, 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 buco. Fuori. Bella azione. Favilli. No. E beh, comunque un gol nei primi 13 minuti non lo buttavo. Dozel sulla tre quarti non è la stessa cosa di Alessandro. Questo è poco ma sicuro. Vai Paul. Paul sulla fascia. Paul avanza. Entra dentro l'area di rigore. Messo giù. Non è rigore. Non voglio andare play, eh. No, 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 no. Nolan in percussione. Nolan avanza. Nolan spinge. Green. Sponda di Favilli. Poi in FK siamo clamorosamente più spenti. Centralmente. Va per Dozel. Spinge sulla fascia Grant. Grant va fino in fondo, la mette dentro, eccolo, eccolo, sì Andrea, e adesso per quelli che credono nelle favole abbiamo mezz'ora per fare 3 gol. Finisce così la partita, però siamo ai 32esimi di finale, siamo ancora vivi in tutti i fronti, primi in campionato, semifinali in Ceca Trade, Carabao Cup e 32esimi di FA Cup, che stagione! Per ora perfetta, per ora perfetta, adesso cominciano i problemi.